Buongiorno, io mi chiamo Antonella e vengo da un piccolo paesino della provincia di Trento. E oggi finisce il mio viaggio a Chisinau e è iniziato esattamente l'anno scorso come oggi. Girando su internet ho trovato il sito del dottor Palmas. È un sito molto accattivante, mi è piaciuto subito. E, oddio, certo, ci ho impiegato un pochino, prima di decidermi ho girato di qua e di là, ho guardato tutti i video del dottor Palmas, tutte le persone che rilasciavano queste recensioni positive, le vedevo sorridenti con dei bellissimi sorrisi. E un giorno mi sono detta, senti, perché no, Antonella, proviamoci, facciamo una gagliardata, ci proviamo. Mi sono trovata a Chisinau e ho visto subito una clinica bellissima, all'avanguardia, con macchinari all'avanguardia, cosa che in Italia probabilmente non c'è, non credo. E ho trovato anche del personale tutto giovane, di conseguenza un bel ambiente e beh, tutti molto preparati, medici preparati, preparatissimi direi, ma quello che più mi ha sorpreso è stata l'umanità delle persone, perché quando tu vieni qui in un paese lontano, non conosci la lingua, sai che comunque devi fare dei lavori grandi. Hai bisogno di essere sopportato e supportato. E qui succede, perché qualunque cosa di cui tu hai bisogno, loro te la danno. Hai bisogno di essere confortato perché hai paura, perché insomma è normale aver paura del dentista, tutti ne abbiamo. E di conseguenza, niente, io ho scelto bene. Volevo aggiungere un'altra cosa. L'altra sera, quando il dottor Vasile mi ha avvitato i miei bellissimi denti, posso dire così adesso. E mi sono guardata allo specchio e mi sono scese due lacrime di gioia, perché mi sono detta finalmente puoi sorridere senza imbarazzo. E è così, d'ora in avanti sorriderò, riderò anzi, senza mettere la mano sulla bocca. È un'esperienza che consiglio, è un'esperienza che rifarei pur con tutte le ansie, le paure, perché ovviamente non è una passeggiata, devi sopportare tante cose. Però sono cose che alla fine ti appagano, perché sinceramente io boh, mi sento la persona più fortunata del mondo, ringrazio tutti e ripeto, è un percorso che rifarei, mi è piaciuto molto.